Il ferro, volevo fare un in bocca al lupo a un grande tifoso gialloblu, al lupo, forza lupo. Allora, grazie al coro del Teatro Regio, grazie al Teatro Regio stesso, al Parma che ci ha sostenuto in questa iniziativa. Questi CD ce ne sono ancora, qualcuno c'è ancora, e qui è il banchetto del materiale. Prima di chiamare il dottor Cavalli qui sul palco, che rappresenta il reparto di neonatologia dell'ospedale dei bambini, volevo ringraziare chi ci ha consentito di fare questo, di produrre questo disco. E quindi ringraziamo i De Simoni che ci hanno supportato nella registrazione, la Tipocolor per la stampa delle fotografie del libretto interno, il fotografo Bigliardi e soprattutto Area Italia, nella persona di Andrea Begani, che ci ha aiutato molto in questo progetto dal punto di vista grafico. Adesso chiamo il dottor Cavalli, se per cortesia ci può raggiungere sul palco. Due parole. Ma sicuramente di due parole, la prima è grande così ed è un grazie enorme da parte di tutto lo staff della neonatologia dell'ospedale di Parma, che è un reparto che ha il dovere di fare il meglio per dei neonati che nascono sottopeso, che nascono prima che la gravidanza sia giunta al termine, e questa attrezzatura che grazie a tutti voi è stata donata alla nostra struttura dovrebbe permettere, perfezionando alcuni dettagli che ancora sono in corso d'opera, permetterà a neonati di Parma di non essere trasferiti per fare un intervento agli occhi. Vi dico due parole, alle volte quando i neonati nascono sottopeso o prima della gravidanza hanno bisogno per parecchio tempo di fare dell'ossigeno supplementare rispetto all'ossigeno che c'è nell'aria, e questo comporta da un lato, permette la loro sopravvivenza, dall'altro purtroppo come tutte le medicine ha degli effetti collaterali. Uno dei più grossi effetti collaterali dei neonati che nascono sotto i 1500 grammi di peso è quello di avere dei problemi poi agli occhi, alla retina. Questo caschetto che è stato da voi donato permetterà a chi deve intervenire sugli occhi dei nostri neonati di essere preciso al decimo di millimetro per andare a selezionare le aree della retina da curare, e quindi è un apparecchio piccolo, non è un apparecchio mastodontico, però è un apparecchio di una grandissima importanza, di una grandissima utilità, per cui grandi boys, grazie! Volevo salutare anche la professoressa Magnani, direttrice del reparto, che aveva un impegno e non era potuta venire. Ora procediamo alla consegna dello strumento. Vedete che è veramente un caschetto e ha delle luci che permettono all'operatore di vedere millimetricamente il bersaglio della sua cura, della sua terapia, e in più è dotato di un puntatore laser che all'interno di una grande definizione permette proprio una precisione al decimo di millimetro. E questo apparecchio è veramente importantissimo per gli occhi dei neonati pretermine. Quindi grazie ragazzi da parte di tutti noi.
Grazie a tutti quelli che hanno comprato i CD, tutti quelli che hanno sostenuto la cosa. Adesso facciamo anche la donazione delle nostre tariffe, la tradizione.